al turno. Ma io non so. Ma sono canzoni facili, ragazzi. Io faccio più di me. David Guetta e Afrojack con Dirty Sex Money su Vive FM nel bel mezzo di questo Vive Open Day. Molto caldo, devo dire, molto caldo. C'è gente che va, gente che viene. Sì, è proprio un porto di mare. Porto di mare. Allora, abbiamo un altro vincitore con l'accompagnatore. Sono Carol e Luca. Ben arrivati, ragazzi. Buongiorno. Ciao. Devo dire una cosa, però, che loro sono in due, ma in realtà sono in tre. Perché hanno portato la bimba, la mascotte. Non è la mascotte? È la bimba, la loro bimba, che ha quattro zampe, un po' di peli, però voglio dire, è sempre una bimba. Quanto c'ha la bimba? 5 mesi e mezzo. Ecco, non è una neonata, è un cane. Una cagnolina. Cinque mesi e mezzo, perché la radio è affascinante già dai primi mesi, però... Ma che c'è gente che è andata al mare col figlio appena nato, ma quella non è paura, ma che me frega, andava a prendere un po' di... Ma la spiaggia ci può stare, al mare, in radio magari... vabbè, non è il nostro problema. È un vostro problema? No, tra l'altro abbiamo anche la dog sitter, quindi... tranquilli, esatto, ragazzi, esatto. Noi in radio siamo, abbiamo attrezzatissimi, cioè, tutti i servizi, neanche all'IKEA c'ho. Senti, tutti i servizi. Tu non parlare troppo, che ho saputo che limoni con i cani, quindi eviterei di entrare in certe situazioni. Diciamo che io limono in generale, dove capita e d'altra parte. Allora, la vincitrice è Carol, che si è aggiudicata il 30 lode in che modo? Mandando una foto del posto in cui volevo essere. E tu dove volevi essere in quel momento? In Canada a fare gli ski. Ma è normale, ragazzi. Oddio, no? Mi chiede dove vorresti essere in Canada a fare gli ski. Cioè, gli ski. Chissà quante persone, nel momento in cui noi abbiamo parlato, spiegato la foto, hanno pensato la stessa cosa. Gli ski. Ma in Canada, soprattutto. In Canada. Ma è tu. Il posto migliore. È il posto migliore, ma lo sanno adesso tutti. Sai anche tu che cazzo leggi quando vai sul trono? Leggiti delle riviste specializzate dove ti spiegano perché bisogna andare in Canada a fare gli ski. Caro, io ricordo perfettamente la tua foto, ma tu ci sei stata in... No. Purtroppo no. Ma... Aspetto che il papi quasi svegli. Luca, non ancora, no, stiamo organizzando. Viaggetto in sì, Canada. Dai, si ma può fare. Gli ski l'hai mai fatto? No. Allora, spieghiamo cos'è gli ski, perché magari non tutti sanno. Cos'è, che... Carol, gli ski? Si sale sull'elicottero con gli sci, l'elicottero ti porta in cima alla montagna e tu ti butti dall'elicottero direttamente sulla neve. Oh, cazzo! Ma neanche se mi paghi, ma vaffanculo! Devo dire che Carol è un amante dello sport estremo, dell'adrenalina, eccetera, eccetera. Hai mai fatto sport estremi? No. Sport estremi. È sempre colpa di Luca, perché no, non ti porta mai nessuna parte. Ho fatto body rafting nelle gole dell'Alcantara. Body rafting? Nelle gole dell'Alcantara, cazzo! Cioè, guarda che non è che le fai in Trentino, in una valle. No, vai nelle gole dell'Alcantara. Il rapporto che ho io con l'Alcantara è solo con i CD dell'audio. Sani, dai! È la verità. Un po' di cultura generale, no, tutti sanno che l'Alcantara... Cos'è body rafting? Cazzo, è posto di avere in Sicilia. Sicilia. È posto di avere il gommone, il canotto, ti butti nelle rapide a corpo nudo, col caschetto. Se non ti butti da qualche parte, non lo sai. Cosa fa a casa? Se butta, appena arriva, si butta sul divano. Cucina ottimamente. Sì? E cucina bene. Okay, a casa è tranquilla, ecco, è per quello che lei, siccome è talmente tranquilla a casa, esatto, che deve sprigionare la carica che ha addosso in qualche modo. Quindi, body rafting in Alcantara, che è una zona della Sicilia, vicino alla provincia di Catania. Qua il papi stavolta l'ho portata io. Bravo, Luca. Sono bravo, delle gole scavate nelle rocce vulcaniche, il torrente l'ha scavate nel tempo. Località turistica abbastanza rinomata in Sicilia. Mm-hmm. Bella esperienza. Ottimo. Cosa c'entra gli interni della macchina? Cioè, a questo punto uno... il panno da cantare con quel pulisci, no? Esatto. Ho capito, ma lui è ignorante, nel senso, lui non sa che i sedili in Alcantara li fanno in Sicilia. E li faranno lì, ci sarà la fabbrica del signor Alcantara, che Gianni è nato Alcantara. Che a me sfugge questa cosa. Vabbè. Comunque, molto bene. Carol, tu che fai nella vita? Io studio. Cosa studi? Legge. Sed Lex, dura Lex, è vero? Che anno sei? Al primo. Al primo, no, che va bene, ho 24 anni. Non che cazzo ho fatto dai 18 ai 24? Ma un sabbatico, dai. Ma che sabbatico, ha cazzeggiato. Cosa dici, Luca? Che ha fatto? Ha fatto l'alpina prima. Ha fatto l'alpina, signori. Allora, andiamo per ordine. Carol nasce alpino. Nasce alpina. Alpino. Alpino si dice? Alpino. Vabbè, la donna alpina.
Al femminile. Sì. Alpino, com'è che ti sei appassionata di questo sport? Ma Sani, è una per favore, sulle forze. Militare. Sì, perché da quando ero piccola volevo entrare in accademia per diventare ufficiale, non sono riuscita ad entrare e alla fine sono partita un anno. Un anno lei? A Merano? No, Bolzano. Bolzano. Uno va in vacanza a Riccione, a Viserbella, questa... Dove vai? Vado a Merano a fare... Oh, a parte che Bolzano è molto bella Bolzano. Ho capito. Non sei... No, manco vista Bolzano, secondo me. Hai vista Bolzano due volte? Ragazzi, e dopo quest'anno hai detto no, basta, non è il... No, io fosse stato per me l'avrei fatto tutta la vita. Chi è stato a Aia. Luca? Sempre colpa tua. No, chiamo fuori. Io l'ho conosciuto. Anzi, no, io non volermi. Ha proprio, ti hanno rifiutato? No, sono stata congedata dopo un anno e via. Cioè, cosa vuol dire? È stato congedato? Cioè, se... Ma a me non mi hanno manco pigliato. No, dicevo, congedato significa come se ti licenziassero. Esatto. Che sì, perché... Con onore? Però, con disonore? No. Con onore. Però è brutto. Cioè, militare, adesso non voglio dire, però abbiamo conosciuto anche dei militari, non facciamo nomi, gente che veramente che non gli avresti dato neanche un lavoro in pizzeria da pulire i tavoli, ce l'hanno fatta, a te invece no? T'ha licenziata, t'hanno... Esatto, in lacrime. Sì, signori, come sono generali, che sono generale? Sì, che... Generale degli alpini. Vabbè. Non si fa così, diglielo anche tu. Lo dico anch'io. Cominciamo a leggere la scheda. Allora, Carol, accompagnata da Luca, che è il fidanzato. Carol, 24 anni, città Milano. Esatto. Però voi siete, abitate a? Verona. A Verona, quindi sì. Tu sei di Milano, vai a Verona. Tu invece, Luca, sei di? Treviso e sto a Verona. E stai a Verona. È via di mezzo. Trovato... Poi scusa, Verona. Adesso Milano, per nulla togliere a Milano. La mia Milano, il panettone Milano. Con le uvette. Però poi vedete Verona, il lago di Garda, città storica, c'è un pochettino più. Hobby della cucina, già prima Luca ci ha detto che ci cucina molto bene. Qual è il piatto che le riesce meglio? Ce lo chiediamo a lui, perché Oddio, un po' tutto. Io ho messo 4 kg da quando sto con lei. E devo dire che è perfetta, meno male, se no che cazzo eri? Perfetto, era una roba. Si dice così: sono 4 kg di massa muscolare. Esatto. Giusto? Tutta bene. Gioia. Sani, non puoi dirlo. Ragazzi, non ci a lui sì, ma a noi non ci credono. Si può dire questa cosa. Allora, canzone preferita: Firestone dice perché mi ricorda un periodo bellissimo della mia vita. Firestone è questa qua. Cosa ti ricorda, caro? E cosa ti ricorda? Si sta commuovendo. Limonavano come due. Limoni. Facevo soccorso piste. Soccorso piste sulla neve? Che bel periodo della gente che si squarta, ossa rotte. È bellissimo, non è romantico. Sciava anche, Ho capito, ma vai a raccogliere quelli che si schiantano contro le paratie e te è bello. Non dove è bello. Andavate? Al Tonale. Sì. Era un po' distante da Bolzano, no? Ma lì c'è la base. Degli alpini, una base logistica. Quindi Bolzano, da che strada fai per andare al Tonale? Praticamente prendi la 458, la tangenziale nord, poi vai sempre dritto, mi fai la Val di Nuova, la Valle di Suova e di Getra, e se arrivi scollini dietro il Tonale. E arrivi, sei Tonale. Allora, il tuo speaker preferito, dice Francesco Nasti perché è troppo simpatico. E che si sappia in giro. Carol, tu hai mai conosciuto Francesco Nasti? No. E allora, vedi, è per quello il motivo. No, non è per quello, perché non l'ho pagata, quindi è la voce della verità. No, secondo me, se finita quest'ora, torni a casa con un'altra idea. Figurine, panini, solo guarda che sarebbe un'idea. Allora, descrivi in tre parole il tuo accompagnatore. Quindi Carol descrive il fidanzato Luca, dice pragmatico, dolce ed educato. Allora, che sia educato e dolce lo sicuro. Si capisce perché è un ragazzo a posto, si vede, a modo, tranquillo. Pragmatico, nel senso che? Sono concreto. Sei concreto, vedi. Poche parole, ma dette giusto, non rompete che se no. Però lo vedo anche tranquillo, vedi, c'è una plomb. Certo. Ah, che bello metto. Mica è tutto un colpo. Tra l'altro, guarda il dettaglio, si capisce tutto dall'orologio. Dall'orologio hai capito tutto. Questo è un orologio per persone pragmatiche, non è una pugnetta di marca, questo lo sappia solo io, lui e quelli che ce l'hanno. Quando l'ho comprato io, te mi hai rotto anche i maroni, ma quell'orologio, questo qui è il numero uno, ce l'abbiamo io, lui e Mourinho. Sì, vabbè. Allora, l'orologio che ha portato un caschetto da sci, perché immagino per le cose che ci hai spiegato, no? Perché sì, è stato il primo sport che ho fatto, adesso c'è sempre sulla leccata del mio cane, vabbè. Capita. È stato il primo sport che ho fatto, agonismo, poi sono diventata maestra di sci. Pure?
Ma quindi è da snowboard o sci proprio? No, beh, questo era snowboard. Perché, si vede, Cioè, oddio, sci e snowboard ormai sono tutti uguali. Si vede che è da snowboard. Sai, vedi gli sci una volta all'anno, si vede, per favore. Ma... tutti uguali. Guarda, stavo dicendo anch'io. E quindi maestro di sci. Sì. Però voglio dire a Verona è Greminga. Ma puoi farlo sull'Adige. Quella è un'altra cosa, esatto. Allora, abbiamo il proverbio. Luca, come sei messo con i proverbi? Ci proviamo. Tanto prima li hai già sentiti perché Alessia, allora vai la 1, la 2, la 3. Vai la 3. Facciamo la 3. Chi dice donna dice danno. E dice la verità. È pragmatico, non sbaglia un cazzo, bravo, così si fa. Dice vostra figlia che mi sta devastando lo studio, va bene, dice che donna, va benissimo. Allora spiegalo tu cosa vuol dire chi dice donna dice danno. Chi ha avuto una donna lo sa, e chi non l'ha avuta cerchiamo di spiegargli che se si prende in carico il fatto di avere una donna si prende anche degli oneri oltre che degli onori che sono di un certo tipo di gravità. Ecco, tu non sei pragmatico, lo so, ragazzi, manchi un po' di quella roba lì, ha capito, ma no, ha già rubato lui tutta la definizione, devo fare. Vai con la canzone. Allora, 1, 2, 3, sei pronta? No. Vai. No. Ma l'ho detto, no, è triste. 1, 2, 3. Questo ragazzo della mia glu si divertiva a bere giù. A bere giù non è male, non è male. Alpina, dai. A bere giù. Esontapel, certo. Va bene, allora grazie a Luca e a Carol. Torniamo tra poco con i saluti dei nostri ospiti. Casella c'è il feedback delle canzoni adesso, quindi... aspetta. Ma che bello! E quindi? Due compimenti da 4 anni sono una forma fa. Sono stati 4 chili?